Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Spero che abbiate passato delle buone feste di Natale, ormai ci siamo lasciati tutto alle spalle, si ricomincia, dobbiamo già iniziare a avere anche un pochettino la testa quella che sarà la partita tra Juventus e Roma. Sarà importante strappare un altro risultato utile per cercare di capire se la Juventus potrà continuare ad inseguire questo campionato o se l'Inter prenderà il largo e diventerà la vera e propria squadra a battere. Lo è già per quanto mi riguarda, però la classifica dice ben altro e finché siamo lì una piccola, piccolissima fiammella di speranza rimane accesa. Vi chiedo subito una cosa, un mi piace, un'iscrizione e un commento, perché questo video secondo me è molto interessante. L'altro giorno vi parlavo del fatto che la Juventus appunto si trovava al secondo posto in classifica a meno 4 dall'Inter, ma la cosa più bella è averlo fatto con ben 10 giocatori nati dal 2000 in avanti. Qualcuno mi ha detto, sì però attenzione Luca, che i giocatori nati nel 2000 non sono più considerabili giovani veri e propri, sicuramente non sono vecchi, però ovviamente chi ha espresso questo tipo di parere ha ragione, non sono giocatori considerabili appena usciti dal vivaio o con i primi approcci al calcio, anzi i 2000 l'anno prossimo andranno a compiere 24 anni, per l'anno prossimo intendo a partire dai prossimi 4 giorni, il che mi fa sentire terribilmente vecchio perché io purtroppo ho 8 anni in più dei 2000, questo è un altro discorso lasciando a parte, però significa anche che sono giocatori che stanno per concludere la fase della carriera in cui sono andati ad inserirsi all'interno del calcio ed entrano in quella fase dai 25-26 anni in su in cui devono dimostrare proprio in quegli anni lì di essere dei veri e propri calciatori, perché si raggiunge l'apice della prestazione fisica. Poi ovviamente ci sono giocatori che arrivano anche a 32-33 anni in super top forma, come abbiamo visto fare a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Benzema, a Lewandowski, a Andrea Pirlo, Tevez, ne abbiamo visti tanti, Dani Alves, però ovviamente stiamo parlando di giocatori che hanno lasciato il segno nella storia del calcio mondiale, hanno fatto veramente la storia del calcio mondiale, e quindi anche per un discorso di futuribilità delle squadre ho voluto cercare questo tipo di dato, che non è un dato che trovi, è un dato che ti costruisci, e magari vi lascio qui sotto in descrizione anche il link del file Excel che ho creato appunto utilizzando dei dati di partenza presi da Transfer Market. La domanda è la seguente: nel campionato di Serie A, e quindi andando a limitare questa ricerca alle 17 partite che sono state giocate fino adesso in Serie A, e prendendo la parte alta della classifica, quindi la parte sinistra, mi sono limitato alle prime 9: Inter, Juve, Milan, Bologna, Fiorentina, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio, rigorosamente in quest'ordine perché questa è la classifica attuale al momento. Queste squadre, quanti giocatori nati dal 2000 in avanti hanno fatto giocare per almeno un minuto? È ovvio che ci sono tanti altri giocatori che sono aggregati, che partono dalle giovanili o che sono giocatori magari che in questo momento sono infortunati e non hanno giocato nemmeno un minuto. Questi li ho esclusi per cercare di avere una sorta di raccolta dati più pulita, più ordinata, perché non posso inserire per esempio nella Roma Kumbulla, che ha giocato 0 minuti per via di un infortunio, aggiungerebbe semplicemente un giocatore in più all'elenco con 0 minuti disputati e quindi andrebbe un pochino ad inquinare la media di questi giocatori. E alla fine ho fatto un riepilogo e sono andato a premiare quelle che è il numero di giocatori nati dal 2000 in avanti, i minuti totali giocati da questi giocatori e la media, ovviamente, quindi la somma di tutti i minuti giocati diviso il numero di giocatori nati dal 2000 in avanti. Perché questa cosa? Perché un conto è la classifica attuale che ci dà la dimensione di quella che è la fotografia del momento, no? I punti che sono stati conquistati da questi giocatori. Ma un conto è anche prendere in considerazione quelle che possono essere le cessioni lato calciomercato, perché i giocatori più giovani sono anche quelli più ambiti e quelli che possono portare denaro sonante all'interno delle casse del club, oppure che potrebbero rimanere all'interno del club di appartenenza più a lungo per diventare giocatori che andranno ad aprire un ciclo. Noi la Juve lo sappiamo bene, abbiamo fatto un ciclo da 9 scudetti consecutivi in cui per tanti anni abbiamo avuto una spina dorsale di giocatori, abbiamo avuto Chiellini, Barzagli, Buffon, Bonucci, Marchisio, giocatori che hanno iniziato il percorso con noi, si sono fatti davvero tanti anni con noi, anche lo stesso Dybala che è arrivato abbastanza giovane, si è fatto una buona fetta di carriera alla Juventus, e giocatori che comunque proprio per via
della carta d'identità, sono riusciti a rimanere nel club per tanti anni ad alti livelli e a conquistare diversi titoli. Quindi questa è un pochino la fotografia attuale della Serie A e secondo me ci sono alcune sorprese. Adesso io vi faccio vedere il riepilogo, ok? Poi se volete potete andare a vedervi tutti i giocatori, vi ho lasciato, faccio l'esempio dell'Inter, Aslani, Agumé e Bissek, che sono i tre giocatori nati dal 2000 in poi, presenti nella rosa dell'Inter, che hanno giocato almeno un minuto in Serie A, e c'è per tutte le altre squadre, insomma. Quindi la somma 126 più 4 più 281 fa 411, diviso 3, che è il numero dei giocatori presenti nella rosa, sono 137. Insomma, vi ho lasciato questa cosa per tutti i giocatori, per tutte le prime 9 squadre in Serie A, se volete andarvela a vedere non c'è problema. E come possiamo vedere, la squadra che ha più giocatori nati dal 2000 in avanti e che ha fatto giocare in Serie A è il Milan, con ben 11 giocatori in Serie A, nelle prime 9 posizioni, quindi le squadre che stanno rendendo in assoluto di più. Al secondo posto ci siamo noi della Juventus, con 10, come dicevamo prima, ve li rileggo per dovere di cronaca, che sono Yıldız, Huijsen, Miretti, Ealing, Fagioli, Vlahovic, Ken, Weah, Nicolussi e Cambiaso. Ovviamente però poi questi giocatori non sono tutti titolari, non hanno fatto tutti determinati minuti, e dopo guarderemo le altre colonne. Al terzo posto c'è il Bologna con 9 giocatori, poi ci sarebbe l'Atalanta che ne ha 8, e qua entra in gioco un po' il limite di questa suddivisione dal 2000 in avanti. Vi faccio un esempio: l'Atalanta ha escluso Scamacca, che è un classe 99, ma è nato il primo gennaio del 99, quindi praticamente è molto vicino ad essere un 2000. Cosa ci possiamo fare? Niente, dobbiamo mettere per forza di cose un limite e basta, semplicemente adeguarci a questa cosa. Quindi tutti i 99 dal 1 gennaio al 31 di dicembre li escludiamo per dovere di cronaca, per cercare di fare qualcosa di molto ordinato e di molto pulito. E poi abbiamo i minuti giocati, ok? Quindi la somma di tutti i minuti giocati da questi calciatori. E abbiamo al primo posto il Bologna, perché di questi 9 giocatori nati dal 2000 in avanti ci sono ben 5.128 minuti. Al secondo posto abbiamo l'Atalanta con 4.536 e al terzo posto ci siamo noi della Juventus con 4.081 minuti giocati. Significa che comunque il Bologna ha sì tanti giocatori, e bene o male li ha fatti giocare, perché infatti è la squadra che di gran lunga è la migliore a questo punto di vista, quindi il Bologna ha un altissimo rendimento. Anche la Juve ha fatto giocare abbastanza questi giocatori, infatti si porta al terzo posto, e poi abbiamo l'Atalanta con 4.536. Poi ovviamente dobbiamo rapportare questo dato dei minuti giocati su quanti giocatori ci sono, perché è ovvio che, vi faccio l'esempio della Lazio, la Lazio ha giocato 1.546 minuti, quindi non sono tanti, però sono soltanto 3 giocatori e quindi la media è 515 minuti giocati a calciatori. E ancora una volta al primo posto abbiamo il Bologna, che è la squadra migliore, la squadra più verde in Serie A da questo punto di vista, perché ognuno di questi calciatori nati dal 2000 avanti ha giocato circa 569 minuti in media. Ovviamente ci sono dei casi in cui non è così, vi faccio l'esempio del Bologna, no? Abbiamo Corazza, per dire, che ha giocato soltanto 143 minuti, che è un giocatore di 19 anni, allo stesso tempo abbiamo Calafiori che ne ha giocati a 21 anni ne ha giocati 1106, o abbiamo Zirce che a 22 anni ne ha giocati 1416, o abbiamo Ondoi, che sono tre dei calciatori più valorizzati, no? Nel Bologna quest'anno Ondoi, Calafiori e Zirce, che a 23 anni ne ha giocati 1026. Quindi ogni giocatore, a seconda di quello che è il suo minutaggio, poi va ad arricchire questo dato statistico che va preso ovviamente a campione. Quindi il Bologna è la squadra migliore da questo punto di vista. Al secondo posto l'Atalanta con 567 ed è molto 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 vicino al Bologna. Al terzo posto a sorpresa il Napoli con 524, però ovviamente il Napoli ha giocatori come Kvaratskhelia, come Nathan, come Raspadori, che abbiamo visti spesso, poi giocatori che sono stati un po' delle comparse come Lindstorm, oppure Gaetano e Zanoli, che sono dei giocatori che entrano bene o male nei minuti finali della partita. Ognuno è andato a ritagliarsi un po' quel ruolo all'interno del club. Quindi se proprio vogliamo guardarla in generale questa classifica, possiamo vedere come il Bologna
sia la squadra in assoluto che in Serie A sta facendo un percorso migliore dal punto di vista del rendimento, perché al quarto posto, quindi in zona Champions, veramente inaspettato, ma allo stesso tempo sta gestendo anche una discreta linea verde con ben 9 giocatori nati dal 2000 in avanti e che hanno giocato tanto, se non tantissimo, perché lo vediamo banalmente dai numeri. La Juve non è messa male da questo punto di vista, assolutamente no. La Juventus insieme all'Atalanta è una delle squadre che ha ben 2 di questi pallini, quindi di podio, se vogliamo, secondo e terzo posto, perché abbiamo 10 giocatori nati dal 2000 in avanti e comunque hanno giocato abbastanza. Poi sappiamo che la Juve sta facendo dei movimenti di mercato e Huijsen andrà a giocare a Frosinone, quindi questi giocatori andranno a 9 e ci sono le possibilità di cedere giocatori come Ealing, quindi potrebbero andare a 8, o potrebbe uscire Nicolussi e andare a 7, o Miretti andare a 6. Insomma, la Juve sicuramente ha dei giocatori all'interno della rosa di proprietà e anche altri in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, che sono importanti in chiave futura e che stanno facendo esperienza, stanno accumulando minuti per poi tornare alla base migliori rispetto, più pronti rispetto a quando sono partiti. E quindi abbiamo il Bologna, che in assoluto è una delle squadre migliori, e poi abbiamo la Juve e l'Atalanta, che se la giocano, il Napoli, che è interessante perché sta valorizzando diversi giocatori, il Milan, che è la squadra che in assoluto ha più giocatori nati dal 2000 in avanti, e la cosa che fa impressione, ma soprattutto fa ragionare, è osservare come l'Inter, che è al primo posto in classifica, è praticamente sempre la squadra peggiore per queste statistiche, è quella con meno giocatori nati dal 2000 in avanti che hanno giocato in Serie A in questa stagione, al pari della Lazio, soltanto 3. La somma dei minuti giocati è soltanto di 411, per quanto Bissek in questo momento sia diventato un giocatore importante per l'Inter, l'abbiamo visto banalmente nell'ultima partita giocata contro il Lecce, e anche quella con la peggior media minuti in Serie A per questi giocatori, con soltanto 137 minuti disputati. Quindi l'Inter sicuramente sul lungo dovrà fare un lavoro di riorganizzazione della rosa, dovrà cercare di investire di più su profili più giovani, oppure continuare questa linea che hanno intrapreso di acquistare giocatori pronti, però poi qual è il limite di questa strategia? E noi della Juventus lo sappiamo bene perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli ultimi anni, che questi giocatori richiedono dei contratti importanti, e quindi quando poi questi contratti importanti non sono più pari al valore del calciatore rispetto a quando l'hai acquistato, perché per condizioni fisiche o per rendimento non riesci, o per banalmente infortuni non riesci più ad associare quel valore a quella che è la prestazione del calciatore, poi diventa difficile venderli e devi andare di buona uscita o devi andare di rescissione, quindi devi comunque tirar fuori dei soldi, o magari ci sono dei giocatori che andranno banalmente a bloccarti delle trattative per l'ingresso di altri giocatori con cui vorrai cercare di dare una ringiovanita alla rosa della squadra per permettere una futuribilità più elevata. Quindi l'Inter, che in questo momento è la squadra da battere, sicuramente poi dovrà dare un occhio per quello che è il futuro della squadra, perché in questo momento i dati dicono che l'Inter non è una squadra per giovani, assolutamente no, e questa è semplicemente la fotografia delle prime squadre di Serie A. Ripeto, se volete approfondire per ogni squadra vi lascio comunque il file qui sotto, così potete andarvi a vedere tutti i casi dei calciatori, oppure farvi una bella scorpacciata di Transfer Market come ho fatto io e andare a reperire nuovi dati, aggiornare questi, insomma potete fare un po' quello che volete. Ovviamente vi lascio la strada più comoda per quelli un po' più pigri che vogliono semplicemente controllare. E quindi signori, voglio sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, perché questo secondo me è un video molto interessante per capire come le squadre in Serie A ad alti livelli, quindi la parte importante o le squadre importanti, bene o male le squadre che saranno interessate per la conquista di un posto in Europa, poi qualcuna rimarrà fuori per forza di cose, sia Champions, Europa League oppure Conference, però bisogna anche capire quali sono le strategie di queste squadre, come si muovono e soprattutto come programmano.